Ragazzi, bentornati su Quei Due sul Server con Luca. Sì, ma soprattutto Fallout. Il gioco da tavolo. Da tavola. Ogni tanto nasce da una volta i tiles erano fatti con gli ortaggi, quindi era il gioco da cavolo una volta. Però poi abbiamo fatto un video precedente per presentarvi il gioco e per capire le regole base. Adesso andiamo a fare la nostra primissima partita. Saremo io e Mario e Luca che ci farà da master. Quindi mi raccomando, cerchiamo di capire tutti insieme come funziona. Seguiteci. Aiutateci a capire come funziona. Ora, no, vabbè, in realtà il gioco non è complesso. Bisogna tenere a mente però diverse cose. Bisogna entrare nella. Adesso però ci darà una mano, quindi giocheremo bene. Abbiamo detto che dovrebbe iniziare Raffaella Carrà. Allora, scegli una casella in cui. Una delle caselle di questa testa in cui partire. Quella che vuoi tu. Ok, una. Ci piazzi nella. Allora, me la metto qui proprio nel deserto vicino Perfetto. A questo polpo selvatico. Okay. Tu fai la stessa cosa. Quindi io sempre da qui si sì, può partire? Esatto. Questa okay. è la tessera di partenza. Va. Perfetto. Okay. Dietro la vostra carta personaggio avete due oggetti che potete equipaggiare immediatamente. Ok. okay. In questo caso è un indumento. E in questo io caso ho una è spranga, un'arma. Quindi okay. Io ho una tuta, facciamo vedere. Esatto. Che durante una prova. Allora, innanzitutto toglie uno scoppio, cioè un colpo dal nemico. Okay. Ogni volta che il nemico vi attacca, lui previene un colpo. Durante una prova che usa E, quindi resistenza, endurance, puoi generare un tiro ripetuto. Quindi puoi ritirare uno più dadi. Ok, in questo caso però io non ce l'ho la E, giusto? E lui però te lo fa comunque fare, perché se ne è equipaggiata, se la prova è una prova su E, tu non puoi generarlo perché non hai E, ma lo puoi generare grazie a questo indumento. Ah, perfetto. Se avessi anche E, potessi generare due. Ah, ok. Quindi potessi ritirare potenzialmente due volte. Io invece, mi sa che data la sua natura allungata, posso bellamente infilare, perché qua c'è scritta una S. Che non ti permette di usarlo perché tu non sei abbastanza skillato. Quindi me la equipaggio ma non in mano. In ogni caso, durante un combattimento tu puoi esaurire questa carta, cioè semplicemente metterla a 90 gradi per generare un tiro ripetuto. Comunque la spranga in qualche modo impari a usarla e quindi ti genera comunque un tiro ripetuto, anche se non è legato alla S. Nella prossima azione di combattimento si ripristina la. Adesso sua vi spiego quando ripristina le carte, in base alle azioni che fate. Le azioni sono 6. Adesso ve le spiego una a una. Mettiamo solo i mostri, ovviamente, perché vedete che le singole caselle hanno un simbolo di mostro, di nemico, in realtà va messo. Adesso voi farete due azioni a testa. Ok. Parte l'abitante della zona contaminata e poi l'abitante del vault. Le azioni sono 6. La prima è movimento. Esatto. Che sono due punti, cioè 1 e 1, 2. Ok. Posso spezzare l'azione di movimento con un'altra azione, cioè posso muovermi di 1, fare poi un'altra azione e poi finire il mio movimento. Se voglio farlo. Okay. Poi esplorazione. Se sono in una casella di fianco a una tessera coperta, posso rivelarla. Ok, girarla faccia in su. E questo occupa un'azione. Okay. Esattamente. Combattimento. Se sono nella casella di un nemico, a meno che non ho un'arma con l'icona a distanza come questa, che ha l'icona pistola, in questo caso potrebbe essere anche una casella adiacente, altrimenti devo essere nella casella di un nemico, posso attaccarlo e combattere come vi dicevo prima, cioè tiro i 3 dadi, prima lui mi fa danno in base agli scoppi, poi io gli faccio danno in base alle debolezze verdi che corrispondono a quella del mostro. Okay. Se lo uccido prendo tanti punti esperienza quanto è il livello del mostro. Perfetto. Quindi Raffaella, inizia tu. Allora, aspetta un attimo che vi dico le altre tre, che sono accampamento, recupero 3 PS, ripristino tutte le carte, quindi come dicevi prima le rigiro a faccia in su. E poi posso scambiare carte con i sopravvissuti nella mia casella o in casella adiacenti, che potete scambiarvi armi, oggetti, quello che volete. E ottenete anche il tratto ben riposato, che è questo, che vi permette, se lo spendete, di generare poi un tiro ripetuto. Chiaramente l'azione la consuma chi decide di intraprendere lo scambio, non tutti e due. Esattamente. Quindi c'è proprio questa parte cooperativa che giustamente. Esatto, se magari a uno non serve un'arma perché non, per esempio lui non ha S, magari gli serve poco questa, gli serve di più, gli serve di più l'armatura, a te serve meno, insomma potete scambiarvele. Altro tipo di azione è l'azione ingranaggio, appunto per risolvere delle missioni. In questo caso vi ricordate la missione vi dice che nel caso dell'opzione 2 dovete spendere un'azione a Diamond City. Quindi se siete a Diamond City spendete l'azione, cioè il simbolo dell'ingranaggio, potete risolvere la missione, quindi prendere quello che la missione vi dà. Okay. Okay? E infine l'azione di incontro.
L'azione di incontro è: se siete su una casella con questi simboli, con questi, uno di questi due simboli, questa è zona contaminante, questo insediamento, potete fare un incontro casuale da queste due pile di carte. Gli insediamenti vi permettono, le zone contaminate vi permette di saccheggiare gli intorni per trovare degli oggetti, ok? E gli insediamenti spesso vi fanno, vi permettono di comprare all'emporio. L'emporio è questo. Ogni volta che, se io vedo in una carta c'è scritto Emporio 1 o Emporio 2, significa che io posso comprare o vendere un massimo di due oggetti, cioè comprarne uno, venderne uno, comprarne due, venderne due. Okay. Con i soldini che abbiamo, con i tappi, questo è il costo degli oggetti. Ogni volta che faccio un'azione di emporio, pesco una carta, la metto qui a sinistra. Una volta che uno ha finito di comprare e vendere, se ci sono più di quattro carte, scarto, ne scarto fino a tornare a quattro e le scarto da destra, in modo che l'ultima che è entrata è l'ultimo poi a uscire. Sì. Se invece ci sono meno di quattro carte, ne ripescherò altre fino a quattro, ok? Ricordiamo che noi adesso abbiamo soltanto tre tappi all'inizio. Esatto. Potete vendere a meno uno gli oggetti che avete, quindi in questo caso la spranga ti dà 4 e la tuta del volto ti dà 3. Come si risolvono le carte incontro? Le pesca l'altro giocatore, in questo caso se Nicola fa un incontro sarà l'altro giocatore a pescare la carta e a leggergliela, gli leggerà la parte narrativa, gli leggerà le tre opzioni, vedi anche tu, le tre opzioni che lui può fare, o meno, se c'è scritto obbligato vuol dire che se sei un sintetico sei obbligato a scegliere l'opzione 1. Ah, ok. E eventuali prove che ci sono da fare, in questo caso la terza opzione dice convinci la folla che non c'è nulla da temere, CI4, sì. Tu sceglierai cosa fare, uccidere, senza sapere cosa poi ti dà, no? Okay. Perché l'effetto lo, perché lo sta leggendo lui. Però ricordiamo che questa cosa qui si può fare anche in single player, quindi puoi barare in qualche modo. Puoi mettere il pollice sopra e coprirti le cose in base a che, ovviamente per evitare che... Okay. Poi le impari prima o poi. Secondo me è un gioco che si presta molto a YouTube questo, perché è molto raccontato, sì. È molto... Sì, secondo me, vabbè, bisogna diventare un po' bravi per renderlo più fluido. Sì, no, allora, vabbè, ragazzi, questa è la primissima nostra partita, quindi dobbiamo capire ancora tante cose. Perdonateci, però quando saremo diventati bravi sicuramente offriremo delle partite con un maggior tasso di spettacolo. Adesso... proviamo, sì, testiamolo. Esatto, esatto. Allora, la mia Raffaella... Quindi parti tu, puoi fare due azioni, puoi esplorare questa testa. Ok, era quello che volevo fare. E spendo un punto. Un'azione, esatto. Vediamo cosa c'è. Va riposizionata esattamente... Va riposizionata con la freccia rivolta verso l'alto. Ah, ok. Ok. Okay. Allora, i terreni rossi sono terreni difficili, vuol dire che per entrare lì devi spendere due punti movimento. Che culo. Ok, quindi con un'azione di movimento ti dà due punti movimento, devi... Però in questo caso lui potrebbe passare al centro. Potrebbe passare lì. Le zone verdi sono zone irradiate. Significa che ogni volta che ti muovi lì prendi una radiazione. Okay. Allora, mi rimangono due azioni. In base anche a quello che vuoi fare sulle azioni, per esempio potresti, sulle missioni intendevo, potresti dirigerti verso Diamond City per risolvere l'opzione 2, quindi per fare un'azione lì e poi risolvere la missione. Oppure potresti voler, in realtà l'alternativa è uccidere un nemico teschio, quindi umano, ma non ce ne sono in questo momento sul campo di battaglia. La tessera non ci ha spawnato dei nemici, perché non ci sono icone nemici sulla tessera. Però potrei saccheggiare questa zona, perché è una zona... Però potresti andare a fare un incontro. In realtà devi muoverti, quindi lo farai il turno successivo. Perché costa due rivelare la zona? No. Costa un'azione, però tu hai fatto un'azione di esplorazione e farai un'altra azione di movimento. Ah, ok. E quindi non hai la terza azione per poter anche fare un incontro. E siccome sto bene e non ho utilizzato le carte, non mi conviene neanche accamparmi. Esatto, anche perché comunque non avrei nulla da guadagnare. Non è, esatto. Vabbè, io faccio la stessa cosa, però da quella parte. Okay, quindi giro la tessera, ecco, e me lo prendo. E ci dice che c'è un sacco di terreno difficile e c'è anche un mostro. Ma nel momento in cui io vado nel terreno difficile, devi spendere due punti in movimento. Però basta, cioè no, solo non succede quello. Niente. Ok, esatto, perfetto. Non succede niente. A questo punto potresti o dirigerti verso un nemico. Sì, ma non c'è nessuna missione che ti dice che puoi fare una cosa il volo. Quindi per te non ha esatto un senso. Ok, allora niente, devo stare fermo e aspetto il prossimo. Potresti spendere la seconda azione per muoverti usando i due punti di movimento per muoverti qua. Perché un'azione di movimento ti dà due punti di movimento. Ah, quindi o fai due caselle bianche, okay. O ne fai una rossa. Ok, ok, quindi faccio così. Finisce avete fatto entrambi il proprio turno, si muovono e si attivano i nemici, ok? Quindi il primo giocatore rivela una carta strategia.
Devo dire... La rivela pure, la scarti, diciamo. Ok, sì. E i nemici si muovono nell'ordine, ogni icona del nemico, mm-hmm, tutti i nemici di con questi, che hanno questa icona, si muovono verso il sopravvissuto più vicino. In questo caso si muovono... Nell'ordine, tutto... quindi prima la stella, non c'è nessun nemico stella, mm-hmm, poi i robot. In questo caso abbiamo un nemico robot che si muove verso... Le tessere coperte valgono come una singola casella. Quindi in questo caso sarebbe 1, 2, 3, 4, 1, 2, si muove verso di te. Non solo, il nemico ha un'icona pistola, vuol dire che lui attacca a distanza, cioè nelle caselle adiacenti. In questo caso è in una casella adiacente, mm-hmm, questa è un'unica casellona, ok? Quindi tu saprai che se il turno successivo lui, invece di muoversi, se tu sei ancora lì, lui ti attaccherà. Okay. Tu non puoi attaccarlo perché non hai un'arma che colpisce a distanza. Devi andare, devi prima esplorare e poi andare. Lui ha finito le sue azioni. Sì, lui non fa più niente attaccare. Perché o si muove o attacca. Se fosse stato lì all'inizio del turno l'avrebbe attaccato. Mi avrebbe attaccato direttamente. Però essendo si mosso non attacca. Quindi adesso è un dilemma etico. Cioè per fare un po' di incontro lì ho bisogno di due azioni. Con la prima no, puoi già fare un incontro. Ah, con la poi hai la seconda in cui non puoi fare un altro incontro, perché puoi fare un incontro per ogni icona, quindi okay, non puoi farne un altro. Dopo però potresti con la seconda azione muoverti per esempio lontano dal nemico, però in una zona irradiata. Quello è il problema, quello stavo pensando. Però se vai nella zona irradiata poi prendi un danno. Prendi una radiazione. Un danno radiazione, sì. Beh, allora io mi rischio l'incontro. Pesco una carta, era un incontro zona contaminata. Sei tu che mi devi leggere. Devo leggere. Lì leggi la prima parte in corsivo. Non senti altro che i tuoi passi mentre cammini tra le rovine. Tutto è calmo e silenzioso. Adesso puoi fare. Hackerò una vecchia casa. Cassa? Una vecchia cassa proprio, sì, okay, computerizzata. E in questo una caso... prova di I3 per hackerare. Quindi tu hai I, dovresti, sì, tirare i 3 dadi e fare 3 scoppi. Però puoi generare un tiro ripetuto, quindi poi comunque il tempo esatto. Allora, adesso aspetta, però, aspetta, poi aspetta, c'è, no, c'è. Cerca oggetti, però devi avere la P e la L. È una prova di PL4. Non ho... Quindi forse ti conviene provare a hackerare. Non ho fortuna, non ho niente. Provo ad hackerare, quindi devo fare 3 scoppi. 3 scoppi con una prova su I. 2. 2, quindi però... potresti sfruttare la I per ritirare questo. Oh là, ce l'ha fatta. Successo, qualcuno è già stato qui. Esatto. Ma trovi alcuni tappi in fondo al cassetto. Quindi città meno un tappo. Città meno un tappo. Città vuol dire il numero del livello dell'incontro. In questo caso 1 meno 1 tappi. Quindi prendi 0 tappi, purtroppo. Ti è andata male. Non l'hai trovato granché. Questa okay, abbiamo messa. Allora, ecco perché mi sono usciti gli scopi. Questa va rimessa. Questa va rimessa nell'altro mazzo. Okay. Esattamente. Perfetto, e quindi adesso tocca a me. No, adesso devo finire di fare, perché io devi fare un'altra azione. Allora, io ne ho spesa una soltanto, giusto? Perché ho fatto l'incontro. Ne hai spesa una soltanto, esatto, okay, ne hai un'altra. Posso rivelare la parte del robot? Puoi rivelare la parte del robot, sì. Dopo il robot lo piazzerai dove ritieni più opportuno. Aha! Ok. Covo dei predoni. A questo punto piazzi il robot dove vuoi. Perfetto. Okay. Però è uscito un altro nuovo mostro. È uscito un altro nuovo mostro, sì. Che fa parte della missione. Che è, fra l'altro, un mostro teschio, quindi umano. Il che vuol dire che se voi lo uccidete, risolvereste la missione. Sì, vi ho fatto un gran favore. No, non ce la faccio. Ah, perché c'è anche tra... Ah, come si comporta quando in una zona che si vuole attraversare c'è un mostro? Lo si può saltare spendendo un punto extra? Si può muoversi tranquillamente. Quando sei in una casella con un mostro si può solo o combattere o muoversi oppure esplorare. Non si possono fare incontri, non si possono fare accampamenti. Quindi io potrei fare così, tac, tac, tac. No, hai due movimenti. Però usando due azioni per avere 4 punti di movimento. Sì, esatto. Però poi attacco lui. No, perché non hai un'azione per attaccare. Ah, ok. Ok, quindi okay. L'attacco vale un'azione, per cui effettivamente io non ho armi da... Potresti per esempio potresti muoverti qui e attaccare. Sì, allora dai, proviamo, vai. Ok, allora vediamo quanto ti fa. 3 dadi. Tu non hai armi. No, okay? No, hai no, solo armi. L'indumento che ti... La faccio così, vedono tutti. Ho fatto macello. Minchia. Ti fa 3. Però allora, tu hai la tuta che caso, ti protegge di 1. Sì. In questo caso lui ti farebbe 3 colpi meno 1 della tuta, quindi ti farebbe 2 colpi. Essendo il suo livello 2, io ti farebbe 4 danni. Ah, okay.
tu invece lì faresti due danni, quindi con questi due dadi, che ovviamente lui è debole di testa e di petto, quindi okay, entrambi colpiscono il petto, e quindi lo uccideresti, quindi okay, lo uccideresti subendo 4 danni. Ok, per forza di cosa. Quindi non puoi fare altro perché non hai tiri ripetuti, quindi 1, 2, 3, esatto, e 12 vado, giusto? 4 danni in meno. E uccidendolo, ok, questo viene rimescolato nei mostri. Che faccio? Tipo, prendi 2 punti esperienza, quindi il piolo grigio sale di qua e poi va sulla L. Il prossimo punto esperienza che prenderai ti farà salire di livello. Ah, ok. Quindi ti farà prendere un altro segnalino special. E io per ridurre poi i danni potrei accamparmi. Però in questo non caso posso. Non hai più azioni perché con la prima ti sei mossa e con la seconda hai attaccato. Potresti spendere il secondo punto movimento del tuo movimento che hai fatto prima. Ok. Andando qui. Per prima cosa si mette un mostro nella prima dello stesso tipo nella prima casella che non mi può più raccontare. A faccia in giù però, quindi okay, è inattivo. Ok, perfetto. Quindi, ma se nel prossimo cominciano a muoversi tutti verso sì, di forse me, forse ti conviene stare lì. Sì. Essendo che entrambi, questi sono entrambi qua. E fate che si muoveranno lo stesso tutti contro di me perché non sono... è detto, perché dipende dalle icone che escono. Ah, ok, quindi... Quindi non è detto, se si muovono... E in realtà, essendo che tu hai meno punti salute di lui, si muoveranno verso di te perché sono due passi. Siamo equidistanti. Esatto, equidistanti. Se si muovono, si muovono sicuramente. Però comunque muovendosi non attaccano, non sono adiacenti a voi. Però se vado io, poi sono adiacenti, però attaccano se tu andassi, tutti quanti a distanza, quindi mi seguono. Esatto. Quindi sto fermo. Esatto. Sto fermo. Dunque, tu avevi già fatto il tuo turno, adesso si muovono i nemici. Se non sbaglio, sì, sì. Quindi pesca una carta, strategia, si muove lo scudo. Che va qua, si muove l'insetto che viene attivato semplicemente. Ok, quindi okay, non mi caga il caso. Si muove, di nuovo e si muove il robot che a questo punto va. E lo scorpione radioattivo qui, che questa che ti dà? Significa che allora, vabbè, livello 1 ovviamente. Ritirata è la freccia, vuol dire che se tu attacchi il nemico, lui ti attacca e il nemico non muore. Torna inattivo, quindi si ritira, ok? Ok, quindi non prendo bottino. L'inattivo ti permette di fare delle azioni che di solito i nemici ti impediscono di fare. Ok, cioè, però non prendo tipo bottino, queste cose. No, qua. No, esatto. Quindi potresti fare un incontro a camparti quando il nemico è inattivo. Esatto, esattamente. Okay. Esattamente. Eroenza cosa dice? Che lo devi combattere, quando lui è nella tua casella, lui ti attacca e tu lo devi combattere per forza, quindi in questo caso devi combattere con lo scorpione radioattivo per forza immediatamente, cioè, perché è ruente, quindi che culo. Però ti farebbe un solo colpo perché uno è assorbito dal tuo indumento, ti farebbe quindi un danno e livello tu uno, gliene faresti uno, però soltanto uno, e lo perché ti basta comunque per uccidere. Ma però salgo di livello, alla facciaccia vostra brutta e sali squadra di livello. Perfetto. Però prima questo... di salire di livello, ah ok, questo lo devo mettere qui e adesso prendo uno di questi. E se allora ne prendi, in realtà scusami, ne prendi due e ne scegli uno. Ah, okay, ok. E se sono due uguali, allora se sono, se è uguale, aspetta che metto i mostri via. Yes. Ne mettiamo un altro. Se è uguale perdi un punto energia. E prescane due intanto. Rivelali. Ok. Pa. P o A. In questo caso non hai nessuno di due, quindi tu scegli quale prendere e scarti l'altro. Se per esempio tu avessi pescato L e A, potevi scegliere di prendere la A, quindi di piazzarlo nella tua casella, oppure di prendere la L, cioè di scartare il segnalino e prendere un talento legato alla L, quindi alla fortuna. Ah. I talenti sono carta, sono carte gioca e scarta, che ti danno ovviamente delle abilità potenti. Ok. Okay? Ciascuno legato a una lettera. Quindi sono consumabili. Sono consumabili, esattamente. Okay. Fighissimo. In questo caso hai pescato più A, quindi scegli se specializzarti in agilità o in percezione. E che cosa mi darebbero per adesso? In questo caso niente, perché non hai oggetti che ti permettono di sfruttare o più A. Quindi vai a caso. Però, quindi vai a caso. Prendo la. In base, bravo, tu hai fatto una cosa intelligente, cioè guardare cosa c'è all'emporio. Perché se ti capiterà di comprare o vendere all'emporio, almeno sai. Prendo quello al plasma nel caso. Ok. Quindi io però non ho bruciato niente delle mie azioni. Esatto, a questo punto tocca ancora a voi, tocca sempre il primo giocatore. Allora. E questa è una cosa importante perché nel mentre, in questo caso io sono salito di livello senza fare punti azione, quindi per me è andata bene alla fine. Esatto, alla fine ti è andata bene. Ah, però devo togliermi un punto, giusto? Sì, se non l'avevi ancora preso, sì. Allora, a me forse converrebbe provare a
a ottemperare alla missione, alla missione, perché ce l'ho a portata, giusto? Esatto. Quindi io posso spendere uno, due. Perfetto. E poi vado ad attaccare il nostro amico, che fra l'altro ti dà anche un bottino, voglio dire, se lo uccidi. Ok, posso usare la spranga per una volta, giusto? Per ritirare poi, un dado. Eventualmente per ritirare un dado. Ok. E quando però lui ha l'abilità a distanza, quando o il sopravvissuto o il nemico ha un'icona a distanza e l'altro non ce l'ha, fa un colpo in più di base aggiuntivo, quindi lui ti farà un colpo in più, quindi occhio perché tacci sua. Sarà pericoloso. Quindi 3 per quello che esce, 2 perché è livello 2, per gli scoppi che escono, e tenete conto che ne uscirà di base un in più. Ah, più aspetta, uno, aspetta, però perché 3? Magari non mi fa niente. Allora, 2 è 2 più quello che è per quelli due gli per scoppi, ogni scoppio, esatto. Più altri 2 della distanza, ti fa un colpo, come se fosse uno scoppio in più. Madonna. Ah, quindi un colpo in più. Esatto. Oh, no, perché volevo capire se era molto moltiplicato. No, non era moltiplicato, okay. È solo uno scoppio più. In più. Esatto. Quindi di base se ne prendi uno, ecco, cioè più 3. In questo caso lui ha fatto 3 scoppi. Perché 2 più 1 della distanza, quindi ti farebbe 6 danni. Ah, ok, allora esatto. Come dicevo, è un moltiplicatore, ok. Oh, 6 danni. 6 danni te li ha fatti, quindi non ho... Però non tu, aspetta no, che tu hai la possibilità di fare un tiro ripetuto, quindi valutiamo un attimo. Tu gli faresti invece un solo danno. Questi due sono paradossalmente anche i danni con gli scoppi, quindi io ti direi di esaurire la spranga, sì, per ritirare questi due dadi e tenere questo, che comunque, sì, ti permette, innanzitutto non la scoppia, e poi ti permette di fargli anche un danno. Allora, questo qui è vulnerabile, ve lo dico perché magari è un po' piccolo il segnalino, è vulnerabile sul torso e sulle gambe. Esatto. Quindi ci è andata molto meglio, diciamo. Allora, lui ti fa 2 colpi, mm-hmm, uno per il dado e uno per la pistola, ok? Quindi fa 4 danni. Ok. Però in compenso tu gliene fai ben 3, quindi lo uccidi. Perfetto. Io comunque prendo i miei. Prendi i tuoi 3. 2 danni. 2 danni? Scusami, 4 danni. Sì. Mm-hmm. Eccolo qui. Lo uccidi. E bottino. Uccidendolo prendi 2 punti esperienza. Quindi vai col piolo grigio sulla A. Ok. E prendi anche una carta bottino. Yes. Che è questa. Che è un super cannone. È un fucile artigianale. Prima di un combattimento puoi spendere un tappo. Se non lo fai, non puoi generare tiri ripetuti durante quel combattimento. Ah, quindi per usare questo devi pagare. Devi pagare. Esatto. PEA, in realtà tu hai A, quindi potresti usarlo. Adesso devi scegliere se equipaggiare questo, oppure, e mettere questa nell'inventario, oppure tenere la spranga e mettere questo nell'inventario. Ma io equipaggerò questo, sì. E questa che la mettiamo nell'inventario. Perché la però quello lo usi soltanto per fare... Per fare, quando in combattimento, lui può, avendo una lettera corrispondente a quella dell'arma, ritirare, generare un tiro ripetuto per ogni lettera. Non è finita qui. Allora, mettiamo un altro, innanzi, tutto un altro nemico. Mm-hmm. Non è finita qui, perché lui completa la missione Benvenuti nel Commonwealth. Quindi 2 bottini si incuffia. Quindi ci dice che la fazione scudo aumenta di 1. Di casella, okay. Mi va alla casella 2, perfetto. Peschi 2 carte bottino, okay. Da qua, vai. 2? 2, esatto, per 2. E quella viene eliminata e vengono... Poi, mette in scena la 15 e la 134. Questo con 4 persone è un devasto però. La 134. Comincia a essere complicatuccio. Ci sono un po' di carte in tavola, quindi... Comincia a essere molti... Cioè... Ci sono un po' di cose da tenere sotto... In 4 persone una partita dura molto di più. Anche perché devi stare attento ai turni. Sì, dura di più. Queste sono certo consumabili? No, le puoi usare tranquillamente. Dice durante un combattimento esaurisci. Non hanno slot, quindi le puoi tenere nell'inventario e usare dall'inventario. Sono delle droghe. Però se io ovviamente avessi ancora un'altra carta, dovrei scartare una di queste. Esattamente. Perché ce ne possono essere soltanto 3 nell'inventario. Potete leggere una alla volta, prima la 15 e poi la 130. Vado, risonanza. Fai a pezzi una persona che però si rivela fatta di carne e ossa. Che disastro, questo è stato bastardo. Tuttavia, tra i suoi averi c'è un transponder contrassegnato col simbolo dell'uomo vitruviano e la parola istituto. Assieme alle coordinate delle vecchie rovine del Commonwealth Institute of Technology. Si possono fare 2 missioni in questo caso. Uno, segui le coordinate ed esplora le rovine del CIT per trovare l'istituto. Queste sono le rovine del CIT. Okay. Ok. Oppure,
hai sentito circolare solo brutte voci riguardo all'istituto, a Diamond City con qualche tappo otterrai rapidamente le informazioni che cerchi. In qualche qua bisogna spendere quattro tappi e fare un'azione a Diamond City. Oppure fare un'azione nelle rovine del cheat e fare una prova di abilità e i 4. E i 4 che io non ho, quindi non posso fare. Cioè potresti farla, però devi fare 4 scoppi al primo tiro. Ok. Che non è facilissimo. No, per lui è abbastanza. Però potrei ritirare, no, non posso ritirare con niente perché non avrei niente. Mentre l'altra legge in realtà, guarda, il tuo indumento ti dice che durante una prova che usa E puoi generare un tiro ripetuto. Quindi volendo, se tu facessi quella prova lì, potresti usare l'indumento per generare un tiro ripetuto. Ottimo. La gente del luogo è in fermento. Una ragazza di nome Olivia è stata cacciata di casa con l'accusa di essere un sintetico. Dice che se qualcuno riuscisse a trovare sua sorella dimostrerebbe la falsità di queste ridicole accuse che la dipingono come un robot. Aggiungi 135. Subito, immediatamente. Subito c'è scritto, esatto. Quindi io vado a prendere la 135. Che è una missione aggiuntiva, praticamente. Non è una missione, adesso vedrete. Una secondaria. È un incontro. Ah. Questa carta incontro del tipo, io la rimetto nel mazzo in questo modo. Prendo tante carte quanto sono i giocatori, 2, dalla cima. Uh-huh. Rimescolo in queste 3 carte la carta che ho preso. Uh-huh. E le rimetto in cima. Quindi potrebbe... Quindi se voi fate incontri nella zona contaminata potrebbe uscire quella legata a quella storia. Ah, oh, Olivia. Ma minchia quanto si incasina sto gioco. Allora, questa poi dove la metto? La tengo qui? Però okay, mi devi dire... Vabbè, se vuoi leggere ad alta voce le opzioni. Allora, una cosa che puoi fare, qui c'è qualcosa che puzza, interroga Olivia. Se la trovi però, immagino che sia, se c'è una... Devi fare un'azione in un qualsiasi insediamento, e quindi la zona col camper, diciamo. Esatto. E fare una prova di abilità SC3. Quindi devi avere SC e devi fare 3 scoppi. Esatto. Ok. Esattamente. Oppure va a cercare la sorella scomparsa che dobbiamo fare, è sempre collegata alla missione di Olivia. Incontra in una zona di queste qui. Esatto, sì. Finché non individui la sorella di Olivia, che è appunto quella che abbiamo messo dentro. Okay. Ok. Quindi dovete incontrare, fare degli incontri finché non trovate quella. E possiamo rimanere nella stessa zona e turno dopo turno riprovare a incontrarla? Solo uno a turno, però. Sì, sì, potete spendere 2 azioni per fare 2 incontri su una stessa icona. Chiaro, in ogni caso, in questo caso è zona contaminata, quindi tu potresti trovarla effettivamente. Wow, cominciano a incasinarsi fortissimamente le cose. Quindi adesso, in base alle missioni che ci sono in gioco, potete scegliere in che direzione andare. Cioè se andare a Diamond City, spendere 4 tappi e risolvere quella, se fare un'azione in un insediamento e fare una prova di abilità di SC3. Io in realtà sono più vicino di te alle rovine del cheat e quindi potrei tentare di fare questa cosa qui, però sono già in una zona in cui potrei tentare l'incontro con Olivia. Siccome mi trovo già qui, a me forse converrebbe. In realtà tu ti sei non ricordo se ti sei mosso e ho combattuto e ti sei mosso e combattuto, quindi in realtà non hai una io ho fatto 1 e 2, quindi sono rimasto, quindi non puoi più fare nulla questo turno. Tocca a Nicola. Ok, i mostri si erano no, tocca a me prima, te poi i mostri e poi i mostri. Quindi io in questo caso faccio 1 e 2 e provo la missione con 1. Però quella è una zona rossa. Ah no, però sei passato da me. No, sei passato giusto. No, ce l'ha fatta perché c'ho un'azione e quindi faccio un incontro qui. Esatto, lo pesca lui, lo e legge lui. Sparo a Olivia qualsiasi cosa. Cammini nel fango, ma presto ti accorgi di aver pestato una merda. Se carne e ossa non è più in scena, elimina questa carta e incontra la carta successiva. In questo caso c'è carne e ossa, quindi non c'è problema. Ho pescato quella lì. Il territorio attira la tua attenzione. Questa è la zona in cui la ragazza di nome Olivia e sua sorella sono state viste per l'ultima volta. Sembra pericolosa, ma puoi dare un'occhiata per capire se c'è qualcosa di vero in questa storia. 1. Cerca la sorella di Olivia. Trovi il cadavere... qua. Ignorala e cerca del bottino. Quindi cerco... O cerchi la sorella di Olivia, giusto? O... Esatto. Oppure la ignori e cerchi del bottino con una prova di P3. Che non ho. E invece l'altra è semplicemente scegli di cercare la sorella di Olivia. Cerchiamo, non sai cosa succederà. Dai, va. Completa carne e ossa, pesca e No, aspetta, leggili prima la storia. Allora, cosa succede? Trovi il cadavere di una ragazza sotto una sporgenza.
Nonostante sia freddo, ti risulta comunque subito molto attraente. Cosa quando lo giri, scopri che il corpo è ancora caldo. Quando lo giri, scopri che il corpo non è soltanto vagamente simile a Olivia. È proprio il suo. È Olivia. La ragazza con cui hai parlato era un sintetico che ne ha preso il posto. Improvvisamente vedi qualcosa che si muove. Guardi nelle mutande e scopri. No, ti ha mandato qui per tenderti una trappola. Surprise, hai capito? E quindi. E quindi con chi mi devo battere? Succede con il completa carne e ossa, obiettivo 2. Quindi per prima cosa completiamo carne e ossa. Ok, quindi che ci dice, ho vinto. Che ci dice? Che una carta strategia. Ok, prendo una carta strategia e la miseria. Ti dà uno di base. Ok. Poi, se possiedi esattamente sei segnalini special, Ne prendi un altro. Te ne dà un altro. Se possiedi tutti e sette, te ne dà tre in più. Due. Uno, due, tre, quattro. Ah, ok. No, scusami, qua c'è scritto esattamente, due. Quindi te ne dà solo due in più, quindi due. Uno, due, tre. Ok, tre. Scena 136. Però non ho preso bottino, quindi sono triste, ragazzi. Questa invece dove la metto qui? No, quella viene espulsa. Questa tienila un attimo lì, che dopo la risolviamo. Vediamo di risolverla. Scena 136 dice, quindi leggila pure. Imbrogliato! A quanto pare la gente aveva ragione, un sintetico omicida si è sostituito a Olivia. Pare che Olivia sia stata vista l'ultima volta nel quartiere di Ashbury e sembrava diretta verso la zona contaminata. È ora di rintracciarla. Quindi le due prove sono: prova a fare qualche domanda da quelle parti e tenta di parlare. Ashbury Road, che ancora giriamo. Ashbury Road, che non c'è ancora non fuori. C'è. Ok, quindi dovete quindi trovarlo. Dobbiamo trovarlo. Poi segui le tracce nella zona contaminata e togliela di mezzo. Covo dei predoni, pesca e combatti. Anche covo dei predoni. No, covo dei predoni è qua sotto. Ok. Ok, ok. Quindi se tu spendi un'azione, in questo caso, scusa, la faccio non vedere. Non posso più a tutti quanti, spendere. Se scegliete l'obiettivo 2, se uno dei due sceglie l'obiettivo 2, spendi un'azione nel covo dei predoni, che è lì. Pesca e combatte un nemico umano, quindi teschio, e risolve la missione. Ah, ok. Quindi tocca ai nemici adesso. C'è ancora da finire. C'è ancora da risolvere, perché ti ha fatto la trappola il coso di Olivia, e quindi non si sa perché ti lancia contro un bacherozzo del deserto. Esatto, pesca e combatti un nemico insetto, subito. Ti pareva? No, non lo piazzi, proprio lo peschi e lo combatti immediatamente. È uno scorpione radioattivo. Vabbè, vai. Ormai li conosciamo questi scorpioni. con la suola cerchi di pestare. Oppala. Ti fa 3. Aspetta, allora, però posso ributtare un dado, no? Ti farebbe 2 perché uno viene assorbito dall'armatura. Quindi ti farebbe 2 danni. Io l'avrei segato comunque sia. Ma non posso ributtare tipo questo dado? Perché puoi tentare. No, non hai la possibilità di generare tiri ripetuti. Quindi niente, me lo prendo. Niente. Non puoi fare nulla. E niente, quindi mi prendo 2 colpi in più. E quindi vado a 8, mortacci sua. No, vado a 9. Quindi da 11 vado a 9, giusto? Si conta anche questo, 1 e 2. E tu eri a 12? Era 11. Eri a 11, quindi 9. Vai a 9, giustamente. Okay. Lo uccidi. Lo uccido, quindi avanzo di questo. Avanzi di 1. Non prendo un Cassius perché non ha bottino, non ha niente. Poi c'è ancora della roba. No, finita. Basta, elimini. Sto schiattando praticamente. Va bene, eliminata, quindi si rimette nel mazzo. Ah, la rimettiamo. In ordine di numero. Non nel mazzo degli incontri, ma nella biblioteca, che è questo, questo cumulo di roba. Wow. Interessante. Si incasina. Mi piace il fatto che ci siano delle missioni che siano è molto così dinamico. Incastrate tra di loro. È bello e soprattutto dinamico. Adesso lui mi incula dopo, perché mo si muovono i mostri, ma dopo lui mi incula la missione, perché era la mia, però adesso la può fare anche lui. In realtà lui può sbloccare il covo dei perdoni. Questa cosa è brutta. Sì. Il covo dei giganteschi. Perché la missione non è di nessuno. Così, è per ammazzare. È di tutti, esatto. Quindi tutti possono risolverla. Fastidiosa questa cosa. Adesso toccherebbero i nemici, giusto? Perché tu hai finito il tuo turno. Allora, in questo caso la stella, che non c'è. Non è ancora in gioco la fazione, però il robot si muove. Che è questo. In realtà il robot non si muove perché ha un'icona a distanza, pistola, ed è adiacente a uno di voi due. Indovina lo stronzo che attacca. Spara a Redez perché è quello che ha meno HP, giusto? No? E quello che ha meno PS, esatto, esattamente. E quindi devo... ancora. Uno. Allora, lui ti farebbe un colpo con i due danni. Però c'ha due. Però non l'ammazzo. Tu
gli faresti uno. Un danno, quindi non lo ammazzeresti. Non puoi. Però lui qua è livello 2, giusto? Esatto. Quindi sì, non, però non comunque io tolgo uno perché. Ok, quindi ti fa 2. Ti farebbe 2 danni. Non puoi fare nient'altro perché non hai la possibilità di fare i tiri ripetuti. Quindi prendo 2 danni. Quindi vado a 7. Tacci sua. Ok. E quindi non muore. Non ci sono altri robot, direi. Si muove il teschio. Cioè viene girato. Predone feccia. Con chi se la prende questo qui? No, questo non se la prende adesso. Non se la prende perché con nessuno. Appena passo. Esatto. Ha un'icona, vabbè, livello 1, ha un'icona distanza. Armatura, vuol dire che bisogna fargli un colpo in più per ucciderlo, quindi fargliene 2. Uh-huh. Ok. E ha un'icona a distanza, che è quello che abbiamo visto prima, che ti permette di... Questo si gira? No, perché non è tra quelli che vengono attivati. Allora, io in realtà potrei tentare di uccidere il predone feccia. Potessi tentare di uccidere il predone feccia. Anche perché oppure, ho qualcosa che mi aiuta. Oppure potresti tentare di risolvere la missione facendo un'azione nel covo dei predoni e pescando e combattendo un mostro, un nemico teschio. Ma posso farlo essendo lì il nemico attivo? No, hai ragione, non puoi farlo perché c'è un nemico che ti impedisce di... Adesso è attivo, non è più inattivo. Devi farne 2, quindi la prima uccidi il nemico e poi e la seconda allora, risolvi... L'unica cosa che posso fare di sensato è tentare di uccidere il nemico, anche perché c'ho roba che mi fa riguadagnare tutti i punti di salute che mi fa. Sei sculato, poi so io quello sculato. Ok, quindi, allora. Hai segato. Tu prenderesti un colpo, un danno. E in realtà tu non hai a distanza, quindi lui, no, tu hai un'arma a distanza, quindi non ti fa un colpo in più, quindi prenderesti un danno, ok? E tu gli fai. Questo è importante, perché lui ha un'arma a distanza, quindi lui non può fare. Cioè, quando tu sei in svantaggio sulla gittata, becchi di più. Però, esatto. Siccome siamo pari ad armi pari, è come se fosse un corpo a corpo, praticamente. Esattamente. Quindi l'ho segato, sì. Perché gli ho fatto 2 petti. Gli faresti 2 danni, quindi lo uccideresti. E lui ti fa 1. E lui mi fa 1. Esatto. A questo punto, visto che ho perso 5, io userei l'acqua, posso? Che dice? L'acqua mi fa recuperare 5 punti salute, ma becco 1 di radiazione perché probabilmente è acqua radioattiva. Ok, allora prima risolviamo un attimo il mostro, visto che tu lo uccidi, prendi punti esperienza. Ok, okay. Quanti ne prendo? Quindi ne prendi 1, che è il livello del mostro. Quindi posso tornare. E adesso scegli uno di questi. 2 di questi. 2? Sì. 2 ne scegli uno. Okay. Ne peschi 2 e ne scegli uno. Una è una A e una I, sono tutte e due doppioni. Sono tutte e due doppioni, quindi devi scegliere su quale dei due prendere un talento. Quindi o sulla A o sulla I. Allora, ragazzi, andiamo a scegliere un talento, visto che l'agilità ha portato bene Raffaella Carrà. Ovviamente della lettera che tu scegli, sì. Cioè o I o A. Vediamo. PPPA. Scarta questa carta per effettuare 2 azioni aggiunti. Oppure abbiamo la I, allievo sveglio. Scarta questa carta per avanzare di un livello. Ah, sono tutte e due belle. Sono effetti belli. Mi tengo l'azione in più, dai. Voglio Perfetto. Tenermi. Ok. Questa ovviamente la posso. La tieni tu e la usi quando vuoi, quando vorrai nel tuo turno. Ok. Okay? E a questo punto puoi usare la. Sì, uso l'acqua. L'utilizzo non vale nessun punto. No, azione. C'è scritto semplicemente che durante il suo turno lui può bere e poi può scartarla. Praticamente ho recuperato tutti i punti salute, ma mi becco una radiazione perché l'acqua non era esattamente limpida. Le radiazioni però ti rimangono perché non si possono togliere con nessun oggetto. Esatto, ci sono forse delle cose che ti tolgono le radiazioni, okay. Ma in generale non c'è modo di togliere se non attraverso un effetto. Ok. E a questo punto mi è rimasto un'azione. Un'azione, la prima hai combattuto contro... Ok. Ah, la carta era un'azione, quella che ho appena usato era un'azione? No, l'azione che hai fatto è stato combattere col nemico. Ok, quindi ne ho un'altra ancora. Per risolvere la missione. Potresti risolvere la missione. Ok, ma non avevo 3 azioni? 2. Ah, 2 azioni. Sì, 2. Ok. Io dall'inizio che penso di averne 3. No, 2. 2 azioni e ogni azione corrisponde a 2 passi. Ah. Cioè a 2 punti movimento, sì, esatto. Qui ne perdi 2 di punti movimento. Ok. Allora, qual era la cosa che dovevo se tu fai dei predoni, un'azione nel covo dei predoni, pesca e combatti immediatamente un nemico teschio, un umano. Sì, questa è l'azione. E risolve la missione. La missione ti dà una carta strategia, semplicemente. Ok, la faccio. Ok, quindi pesca e risolvi un mostro, un nemico umano. Predone, questo qua.
Allora, predone fece, un altro predone fece. C'è il culo però. Questa dove la metto? Questa dopo viene eliminata una carta strategica. Intanto vediamo cosa succede al combattimento. Predone feccia. Vai. Che mi dà un bel coppino sui denti. Tre scoppietti, ma tu lo uccidi. Però io me lo inculo a sangue perché due tiri sul petto e muore. Esatto. Tra l'altro siamo pari, quindi non conta la sua arma. A distanza mi fa 3, 2, 3. Però potevi ritirare questo, giusto? Potevi scegliere se ritirare questo. Volendo, essendo che tu hai la A, quindi potresti generare un tiro ripetuto. Però dovrei spendere un tappo. Però dovresti spendere un tappo, bravo. Cosa che non voglio fare. Quell'arma lì gli fa spendere un tappo ogni volta che la uso. Cioè la pago quest'arma qui, capito? No, vabbè, me lo perdo. Cioè, tanto ho recuperato, me lo perdo volentieri. Okay. Lui muore e quindi... E quindi lo sbottono. prendi un punto esperienza immediatamente. Un punto esperienza immediatamente, quindi me ne vado sulla I. Perfetto, ok. Dopodiché prendi una carta strategia per aver risolto imbrogliato, che ti dà dell'influenza. Ok. Imbrogliato viene eliminata. Allora, adesso stiamo andando lenti come la merda. Poi sul canale, quando prenderemo confidenza, potremo portarvi partite molto più rapide e... Questa serve anche per capire. Potremmo fare una prima parte qua. Ci fermiamo e continuiamo fino a 5. Sì, secondo me conviene, perché sennò perché non ha senso fare troppi tagli qui, quindi... Perché è bello lungo in effetti, eh? È bello lungo, poi c'è tanto da spiegare, tante cose da capire. Però è bello, è appassionante. È molto bellino il gioco, ragazzi. Non me lo aspettavo, veramente interessante. Quindi noi ringraziamo ancora una volta Luke e ci vediamo alla seconda parte di gameplay, che farà parte praticamente della fine della spiegazione, immagino, sì. Perché alla fine poche cose ci mancano. Alla prossima. Ciao.